Notizie Abruzzo, siamo in compagnia di Mauro Febbo, esponente del centrodestra e assessore alle attività produttive. Giunta Marsiglio, a che punto è? Mi sembra che abbiamo fatto pochi giorni fa un resoconto di 6 mesi, mi sembra che insomma, molti obiettivi sono stati centrati rispetto a quella che è una programmazione immediata e si sta lavorando per una programmazione più lunga per portare risultati sui territori. Per quanto mi riguarda, credo che insomma, stiamo centrando quello che è il programma di governo e anche alcuni obiettivi insomma, che ci danno soddisfazione per il lavoro fatto fino ad oggi. Attività produttiva invece, quali sono le iniziative e le riforme messe in campo dall'assessore Mauro Febbo? Ma le attività produttive stanno lavorando soprattutto in risolvere alcune problematicità che erano state un pochino trascurate, quello del credito in primis, che è un problema che soprattutto le piccole e medie aziende sentono, quindi abbiamo accelerato l'uscita di bandi, stiamo snellendo soprattutto tutta la parte burocratica e andiamo verso diciamo, quei bandi a favore delle piccole aziende che hanno purtroppo negli anni perso quella capacità economica e soprattutto patrimoniale di dare garanzie, quindi insomma, l'accesso al credito lì diventa impossibile, cerchiamo di aiutarli, così come abbiamo rimesso mano e soprattutto risorse per quanto riguarda i contratti di sviluppo e i contratti di innovazione che ci chiedono le grandi aziende, quelle che oggi rappresentano un'eccellenza per la regione Abruzzo, che stanno, meno male che lo stanno mantenendo il sistema economico in piedi e con cui stiamo dialogando quotidianamente. Chiaramente c'è la necessità di dare risposte anche in termini di infrastrutture e su questo abbiamo dato anche certezze, così come credo che siamo arrivati oramai addirittura d'arrivo, purtroppo siamo incappati nella caduta del governo, ma insomma mi dicono a Roma al Ministero che la ZES oramai è addirittura d'arrivo e questo è uno strumento importante, essenziale per il nostro sviluppo e per una programmazione che ci siamo dati, che va in contestuale contemporanea con l'ARAP che gestisce i consorzi, che va in diretta competizione con quello che è l'autorità portuale di Ancona e quindi tutto ciò che significa investimenti e territorio, insomma molta carne al fuoco. Sul turismo l'assessore Mauro Febbo, anche assessore al turismo, vuole promuovere in maniera più ampia e forse anche nel merito la regione Abruzzo. Quali sono i programmi? Ma qui intanto abbiamo dovuto recuperare purtroppo 54 mesi del nulla, per 54 mesi non ci è stata data la delega, non è stato fatto nulla e credo che lo abbiamo dato da subito un buon segnale investendo in una buona campagna promozionale estiva, ma che non è quella che volevo e comunque ha dato già ottimi risultati perché purtroppo il dato nazionale è negativo, in Abruzzo abbiamo un dato positivo. Ho avuto la possibilità di interloquire da subito, addirittura il 10 aprile, già con il Comitato di Sorveglianza della Commissione Europea per far spostare risorse importanti su alcuni assi dei fondi comunitari per mettere sulla promozione. Stiamo lavorando perché vorremmo arrivare a fine febbraio, marzo, ma non oltre marzo, ad avere un programma di promozione del brand Abruzzo già in campo con risorse veramente importanti per dare veramente diciamo una scossa al sistema dell'industria turistica abruzzese, accompagnata finalmente con la Film Commission che sta cominciando a nascere e a maturare, che credo ci porterà bei risultati. Possiamo concludere questa nostra chiacchierata? La possiamo concludere con un appuntamento a una prossima intervista e le cose che ho detto che stiamo facendo, vediamo se le abbiamo fatte. Bene, ringraziamo l'assessore Mauro Febbo. Grazie a voi.